cascina di contadini, rimaneva senza fiato quando sentiva i racconti di coloro che erano emigrati in America o al nord e ne erano tornati con soldi a sufficienza per vivere in case comode e calde. Lassù, la sera, diamo balli e cene, arrivano amici da altri paesi e la nostra villa è completamente illuminata di candele. L'abbiamo chiamata Santa Clara, proprio perché ricordasse la luce della vita e della speranza. Dicono che la vita costi meno e che i nostri risparmi, se ben spesi, potranno fruttare il triplo. Avrò cavalli, carrozze e chissà, fra qualche tempo anche un'automobile tutta mia. Chi l'ha detto che le donne non devono avere la patente come gli uomini? Ma il padre borbottava: dovrà fare la vita che abbiamo fatto noi. E poi è una donna, si sposerà, farà dei figli, i libri li dimenticherà presto. E poi si sa, una donna, se è troppo intelligente, nessun uomo la vuole. Tu vuoi diventare qualcun altro. Tra qualche anno sarai ancora qui, sola come un cane. Cos'è questa storia della scuola per infermiere? Chi pensi possa pagare per mandarti lì? Lei però intravide un mondo nuovo, affascinante. Grattacieli in costruzione, come aveva visto sui giornali. Mondanità, teatri, i luci. Un mondo vivo che trasudava opulenza, divertimento e potere. Sempre, quando si attende con ansia qualcosa, pare che il tempo non passi mai e che un universo intero complotti per creare ogni genere di ostacolo, provocando ritardi a non finire. L'addio non fu una cosa semplice. Finalmente, New York. Con i suoi palazzi, la sua eleganza, la sua forza misteriosa, si stagliava all'orizzonte. La ragazza ce l'aveva fatta. Era arrivata in America. Le strade cominciavano ad addentrarsi in un labirinto costeggiato da edifici in costruzione. Per sempre avrebbe ricordato la prima volta in cui aveva visto un barboncino tosato di tutto punto e ben diverso dai meticci che gironzolavano liberi nella fattoria del sud. La giovane rimase colpita anche dall'emancipazione che aveva interessato e stava interessando, soprattutto in quegli anni del dopoguerra, tutte le donne. Le figure femminili del passato erano forti per natura, abituate a far fronte alle esigenze della famiglia quando i loro mariti erano emigrati o per lavoro oppure sotto le armi. Le giovani degli anni 50 avevano fatto tesoro della forza delle loro madri e delle loro nonne, ma non si accontentavano più di continuare a coltivare la terra o badare alla famiglia. In lontananza si poteva scorgere la baia con la Statua della Libertà. Da un lato poteva vedere la strada che aveva percorso per arrivare e dall'altro guardare al futuro che l'attendeva. Le sembrava una sorta di circo delle meraviglie, da cui era il caso di fare molta attenzione.